E questo è lo scatolone di rifiuti che ho fatto solo negli ultimi 4 giorni. Allora, benvenuti nel mio ufficio, viaggiatori. Io sono Grizzly e in questo momento sono qui perché in questo periodo, circa nell'ultimo mese, sto contemporaneamente lavorando ai computer dei miei clienti e nel frattempo, appunto, lavorando in questo ufficio per svuotarlo completamente. Perché devo togliere anche i quadri e tutto quanto, perché dovrà venire un muratore, sistemare tutto il muro che è scrostato in più punti, poi un pittore, dare una bella tinteggiata, e poi questo di nuovo diventerà il mio ufficio. Qui sopra c'è il laboratorio dove ho girato vita da tecnico, e qui sotto intanto avrò lo spazio in cui girerò un altro format a cui stiamo già lavorando, e poi rimarrà quello che è il mio piccolo ufficio, il mio punto di riferimento. Ora, ho voluto cominciare il vlog qui perché, per appunto, è circa un mese che sto facendo questo lavoro, sto prendendo la roba, la sto catalogando, sto conservando quello che devo conservare, sto buttando via quello che non voglio conservare, quello che non devo conservare. E giusto in questi giorni è uscito un video di Wheezy Waider, che vi lascerò linkato sul doobly-doo e sulla scheda. In questo video Craig ci parla proprio del liberarsi dalla robaccia, del buttare via la roba, ce lo spiega con calma, e ho pensato di cogliere la palla al balzo per parlarvi un po' del buttare via la roba, perché ho conservato nel tempo un sacco di roba, e mi pare giusto che ogni tanto uno dica «Va bene, ma però questa roba non mi serve più, quindi amen, buttiamola via», oppure «Questa mi serve ancora, mettiamola da parte». Comunque, cominciamo con il solito vlog. Sigla! E finalmente benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e sto scappando dal macello che c'è in ufficio. Beh, farò una breve pausa, però in realtà poi tornerò lì. Comunque, come dicevo, il video di Wheezy Waider mi è cascato tra capo e collo proprio in questo momento in cui sto facendo questi lavori e mi sto liberando di tantissima roba. Ora, da una parte sono una persona che ha sempre avuto l'abitudine di conservare tantissime cose, per i ricordi che ci sono collegati, per la possibilità che nel futuro possa venire riutilizzato per fare qualcosa. Ma il principio è quello che comunque faceva notare Wheezy Waider, cioè che uno conserva tutta questa roba perché c'ha i ricordi, perché c'è magari legato in maniera affettiva, perché sai, magari un giorno potresti riutilizzarla. Ora, io ho riconosciuto una cosa, soprattutto sul mio lavoro. Io ho sempre conservato tantissima roba, ho tenuto computer guasti dei clienti da cui recuperare roba per pezzi di ricambio, ma ormai ho smesso, cioè magari se un cliente mi lascia un computer l'unica cosa che posso recuperare sono le bacchette di RAM, tutto il resto lo porto in discarica. Tutto il resto della roba che ho sempre conservato, schede, interfacce, è andato sempre a finire che finiva tutto dentro il mucchio. La volta che mi serviva qualcosa, davo un'occhiata veloce al mucchio, e ho fretta, non la trovo, vabbè, amen, vado a comprarla e magari poi dopo mesi trovo che comunque nel mucchio c'era. Preferisco dire vabbè, amen, se domani mi dovesse servire, comunque non è una cosa che costa milioni, quindi se domani mi dovesse servire la prendo e la compro, amen, è inutile stare lì ad ammucchiare roba che non si sa se servirà. Anche perché alcune cose magari le conservi proprio con quest'idea, potrebbe tornarmi utile in futuro, ma ogni giorno guardi quella cosa che hai messo da parte e va via quell'idea del potrebbe tornarmi utile in futuro, per restare più che altro quell'idea, guarda, quella roba è ancora lì e dopo tutti sti anni non sono riuscito a farci nulla. Nel mettere in ordine l'ufficio sono invece tantissime le cose che ho buttato via, schede, attrezzature,
viti di ogni genere e misura, e ne ho secchi di viti, comunque. Nel rimettere in ordine, in realtà continuo a buttar via della roba, e per quanta roba continuo a buttar via, sembra che ci sia sempre più roba all'interno. Quindi sì, è anche vero il discorso che liberarsi di tutto questo carico inutile è un modo di alleggerirsi anche la mente, perché poi uno guarda e dice «ok, tutto quello che mi serve è lì, a portata di mano, non c'è roba inutile, o la roba inutile è ridotta proprio all'essenziale». Questo piano piano sto cercando di applicarlo anche alla mia vita. Entro l'estate ho intenzione di mettere pesantemente in ordine la scrivania della mia camera da letto, che è un po' come il tappeto, prendi la roba con la scopa, alzi il tappeto e gliela ficchi sotto. La mia scrivania e in queste condizioni. L'altra volta ho aperto lo sportello per cercare una cosa e è saltato fuori della roba che era dentro da anni, proprio dimenticata lì, e alla fine dico «sì, ok, sono cose che magari voglio tenere per motivi storici, ma tutta questa roba da tenere per motivi storici mi occupa inutilmente spazio nella scrivania e basta». E mi serve lo spazio, ho bisogno di potermi muovere, ho bisogno di poter dire «va bene, questa roba va qui, quella roba va lì» e io ho spazio di manovra, non sono sommerso letteralmente da tutta la roba che è dappertutto, scatole, libri, eccetera. E abbiamo tantissime videocassette anche VHS, perché avevamo il videoregistratore VHS, adesso abbiamo il videoregistratore con hard disk, che comunque usiamo pochissimo, perché adesso sta andando molto anche l'on demand, quindi anche quello è messo lì, probabilmente più avanti sarà tolto del tutto, non so. Ora, tutto sta appunto a sapersi disfare della roba, perché è facile dire «sì, ho la casa piena di roba», è facile dire «sì, dovrei buttare via qualcosa», il difficile è proprio cominciare a prendere la roba, metterla in un sacchetto, in una scatola, in un contenitore, e poi buttarla via, portarla al riciclaggio, portarla al mercatino dell'usato, eccetera. Spesso questo è molto difficile, però è un passaggio certamente obbligato per non finire sommersi letteralmente dalla propria spazzatura, perché poi quello che succede è quello, cioè diverse volte mi rendo conto, anche mettendo in ordine l'ufficio, sì, c'è della roba che ho dato via, c'è della roba che ho portato al mercatino dell'usato, ma c'è un sacco di roba che io ho portato in discarica, perché era pura mondezza, quindi alla fine non credo di essere il solo che, se si mette a guardare dentro i vari cassetti, dentro i vari stipi dell'armadio, dentro gli sportelli della scrivania, eccetera, non troverà mai una roba che la guarda e dice «ma cosa cavolo l'ho tenuta a fare?» Vabbè, va, e la butta nella spazzatura. In ufficio c'ho bollette del telefono, bollette del cellulare che ci avranno più di 10 anni. Ogni tanto mi prendo di nervi e butto via e tengo fino ai 5 anni. Magari tengo quella bolletta storica, per esempio la prima bolletta del cellulare del 97, perché dai, è un documento storico, ma alla fine è un foglio, cioè è nella carpetta assieme a tutte le altre bollette, non mi occupa più di tanto spazio, ma va bene tenere quella, non tenere tutto il 1997, il 98, il 99, eccetera. E voi invece, come me, conservate un pochino tutto e poi ogni tanto fate pulizia? Conservate tutto e difficilmente fate pulizia? Non conservate nulla e buttate via tutto? Tenete tutto perfettamente in ordine ogni volta che prendete una nuova bolletta, ne approfittate per buttare via quelle più vecchie di 5 anni, buttate via tutto subito, non tenete nulla, vivete in una casa vuota, senza mobili? Non lo so, fatemelo sapere con un commento qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag di DVOTR. Direi che ho detto tutto, per cui come sempre vi ricordo di fare pollice in alto e di condividere questo vlog con i vostri amici se vi è piaciuto, potete condividerlo anche su WhatsApp o su Telegram. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube, è gratuito, assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto. Vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale Telegram, che trovate linkato sul doobly-doo, sull'annotazione e sulla scheda. In questo modo riceverete una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video. Vi ricordo infine che se volete che tratti un argomento particolare su Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello con un commento qua sotto. Bene, io sono Grizzly, come sempre vi ringrazio per essere arrivati sino in fondo a questo vlog, per cui come sempre grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!